Oggi trattiamo di emozioni in cucina, un argomento un po' più, come dire, spinoso? Sì, questa potrebbe essere la parola giusta, spinoso. Perché, questo argomento? Parlando di cucina, spesso ci viene in mente il fattore semplicemente di preparare il cibo, perciò di andare a realizzare una preparazione o un alimento, dir si voglia, che però deve essere semplicemente buono o bello da vedere. In realtà fare un piatto, fare una preparazione in cucina è un aspetto che è molto emozionale perché rientra molto nella trasmissione degli eventi e di come comportarsi in cucina. Purtroppo questa cosa viene spesso tralasciata. Viene purtroppo anche si è scollegato Facebook. Mi dispiace per Facebook, glielo posteremo in differita. Purtroppo Facebook per qualche motivo si è disconnesso. Anche l'altra volta ho avuto problemi con Facebook. Instagram vediamo che funziona molto meglio, perciò rimaniamo con Instagram, che Instagram sembrerebbe attualmente più funzionale. Quindi, dicevo, parliamo di emozioni, parliamo di cosa si prova e, come dicevo, abbiamo l'origine delle emozioni da cui deriva questa preparazione, da cui arriva la lavorazione che si fa in cucina, dovrebbe essere un modo per trasmettere e dare qualcosa a qualcuno. Abbiamo aspettato gli ultimi ritardatari che arrivassero a vedersi la diretta. Ecco, dicevo. Cos'è l'emozione? Perché l'emozione in cucina è importante? Perché appunto dobbiamo trasmettere una sensazione di piacere, di benessere tramite il nostro piatto. Spesso ci capita quando riceviamo un piatto sul nostro tavolo, magari al ristorante, che facciamo wow, che bello, che buono! Perché noi mangiamo prima con gli occhi e dopo mangiamo con la bocca. Perciò abbiamo tutti i cinque sensi che vengono influenzati dalla nostra sensazione delle emozioni. Ma parliamo di emozioni, parliamo di come le emozioni interagiscono nel nostro organismo. Studiando un attimino e leggendo alcune cose anche a livello scientifico, si dice che ci sono tre cervelli nel nostro organismo: la testa, perciò il cervello mentale, il cervello che è il cuore e il cervello che è lo stomaco. Parlando di questo, il cervello viene collegato alle sensazioni che vengono apprese dai nostri sensi, perciò appunto dai cinque sensi. Come si rapporta? Si rapporta che noi quando succede che troviamo un problema, una difficoltà, un effetto di paura, prima cosa che sentiamo è la buffetta allo stomaco, perciò questa sensazione di qualcosa che non funziona ci arriva subito dallo stomaco. Contemporaneamente il nostro cuore, perciò il secondo cervello, si mette in moto perché inizia a pompare più sangue, inizia a battere più forte, è proprio la sensazione di battere del nostro cuore, perché dovete sapere che il 70% delle cellule che sono presenti nel cuore sono cellule nervose, perciò sono collegate ai nervi, perciò alla sensazione delle emozioni che vengono trasmesse, parlando in generale. E infine la sensazione che proviamo, insomma la sensazione, le emozioni vengono trasmesse al cervello. E il cervello elabora, grazie all'amigdala, ai vari percettori, insomma, mettiamola così, insomma, elabora l'emozione e la trasmette all'organismo che reagisce in un determinato modo. Ad esempio, c'è la paura e reagisce proteggendosi. Succede in cucina che nel momento in cui abbiamo un'emozione forte, perché magari abbiamo toccato qualcosa di caldo, abbiamo la reazione istintiva non data dal cervello, ma data dai riflessi dallo stomaco. L'emozione di mollare subito quella cosa che era calda che ci ha scottato la mano, è un esempio di emozioni. Perciò come le emozioni si muovono in cucina. L'importante è relazionare, a mio avviso, le emozioni invece col senso di amore, di benessere, di piacere che dovrebbe essere dato dal cibo, perciò dalla preparazione di un piatto, ma anche dal piacere di mangiare questo piatto, perciò l'emozione io lo penso o l'ho modellato, ecco, nel mio metodo della mia vita,
lavorativa in emozione e un senso di amore, perché comunque lo faccio con amore, e tutto entra nel cervello del cuore, perciò nel secondo cervello. Ne abbiamo tre: quello mentale e sicuramente il lato evolutivo di come lavorare, come organizzarsi, ma è un'emozione diversa, è un'emozione mentale. L'emozione invece che piace a me provare, piace trasmettere grazie al cibo, e secondo me viene molto trasmessa sul cibo da chi lo fa, sia di professione che chi lo fa come amatore, è quella di trasmettere l'emozione tramite il cuore, tramite l'amore che ci metti in quello che fai. Ecco, facendo questo primo ragionamento, quindi abbiamo i tre cervelli, perciò abbiamo il cervello, il cuore e lo stomaco che reagiscono alle emozioni che si provano, indistintamente che siano positive o negative. E abbiamo poi gli altri tre fattori collegati all'emozione del piacere, che è l'emozione appunto del piacere, del benessere, dell'emozione positiva che dovrebbe essere provata tramite il cuore, questa sensazione di amore. Perciò queste tre figure, questi tre aspetti che si vanno a scalare per creare questa emozione. Ma parlando di emozioni, bisogna anche fare una suddivisione, perciò una ramificazione di quando e come si può provare un'emozione in cucina. Io penso, e qui sicuramente tanti mi verrete come posso dire, mi verrete a dar ragione quando si pensa all'emozione del cibo, perciò del conviviare, di stare a tavola, stare insieme, dell'approcciarsi, del relazionarsi col cibo. Ecco, quella è un'emozione, perché è un'emozione che avvolge noi e tutte le persone che ci sono attorno, indipendentemente che lo realizziamo noi il cibo o che lo andiamo a mangiare in un ristorante. L'altro fattore che collega le emozioni è, come dicevo, la realizzazione, perciò il piacere di realizzare qualcosa per darlo a qualcuno, perciò per trasmetterlo, per farlo arrivare, per, come posso dire, sì, per approcciarsi anche al cibo, perciò a trasmettere una sensazione emotiva grazie al cibo e grazie ai vari fattori che determinano questo cibo nella realizzazione di un piatto, perciò la gratificazione che una persona apprezza quando mangia un piatto, cioè vedi l'apprezzamento nel gustare un piatto, è un'emozione che può essere molto forte per un cuoco o per una mamma che vede il figlio che piace un cibo. Ecco, queste sono delle emozioni. Il processo di preparazione, quando io realizzo un piatto pensando che una persona lo gradirà, mi creo un'emozione molto forte, un'emozione molto positiva, un'emozione vivida dentro, pur non avendo fisicamente un contatto con l'emozione, la provo in anticipo perché so che quella cosa farà piacere a qualcuno. Ecco come un'emozione si può trasmettere dal noi interno a quello che andiamo a realizzare. Quindi l'apprezzamento, quando possiamo dire si apprezza un cibo o che ci viene proposto un piatto che amiamo o ci viene realizzato dalla persona un piatto che apprezziamo, ebbene, a mio avviso, fargli un riscontro di questo apprezzamento, dirgli che è buono, se, anche magari tante volte succede che non è buono, ma l'amore che ci ha messo nel realizzarlo, bisogna dargli la gratificazione adeguata. Quindi queste emozioni si collegano tra di loro. E poi l'aspetto che secondo me proprio in questo periodo potrebbe essere più ampiamente condiviso è l'emozione del realizzare qualcosa insieme. Cosa vuol dire questo? Ma il piacere di mettersi a giocare con i figli per fare i biscotti, perciò questa sensazione di condivisione e di amore nel stare insieme. Questa è una relazione che c'è col cibo e c'è in cucina. Perché? Perché il cibo non è solo il fatto di mangiarlo, ma anche di prepararlo insieme, il divertirsi. Ma pensiamo a una coppia che si mette in cucina e gioca insieme, gioca preparando. Ma io ho fatto un esempio di una coppia, ma può essere anche due persone che semplicemente lavorano insieme e preparano qualcosa insieme. Lo scambio di idee, lo scambio di
emozioni, lo scambio di voler realizzare qualcosa di bello e di buono. Tutti questi aspetti fanno parte, a mio avviso, del relazionarsi durante la preparazione. Perciò ecco come un terzo modo di approcciarsi alle emozioni potrebbe essere quello di realizzare un piatto o una preparazione insieme e condividerla così la preparazione con qualcun altro. Questo approccio è anche molto bello nel momento in cui noi facciamo una lezione di cucina, perciò andiamo ad insegnare o a trasmettere il nostro sapere a un'altra persona. Faccio sempre gli esempi di quando mi succede a me, che viene mia nonna a casa e mi insegna a fare un piatto tipico, un piatto tipico della sua terra sono i rascatilli, faccio un tipo di pasta e stare insieme a lavorare questa preparazione, perciò mettere insieme gli ingredienti, impastarli, lavorarli con le mani, ecco, questo momento di stare insieme, di creare unione, è un momento di sensazione molto forte, che poi ci sono i momenti perché ti vengono rimproverate le cose perché non sono fatte alla perfezione. Questa è un'altra situazione. Il momento in cui devi comprendere che la capacità di realizzare qualcosa non è uguale per tutti. Può esserci una facilità in una persona che l'ha fatta 10.000 volte, e per chi è la prima volta bisogna apprezzare, bisogna anche gratificare il momento, l'approccio e la voglia di stare insieme nel realizzare qualcosa di nuovo. Perciò questa condivisione. Ecco, questi sono alcuni degli aspetti che a mio avviso fanno parte delle emozioni, perciò del relazionarsi in cucina. Ma tornando sul fattore del cibo in cucina, perciò di questo aspetto che è come si può dire, collegato con la fame, con la voglia di stare insieme, con le emozioni che si provano. Pensate anche semplicemente alla sensazione che c'è quando mangiamo il cioccolato, la sensazione di piacere innanzitutto, che è la sensazione, perciò quella fame emozionale di aver voglia di qualcosa di dolce, di piacevole, di gratificante, ma anche lo stesso aspetto potrebbe essere quella fame fisica, cioè quella voglia, quel bisogno di energia che ci dà il cioccolato, che un esempio è l'ho anche da poco presentato dentro la rubrica del dizionario culinario. Perciò da collegare insieme l'aspetto del cibo anche dalle varie sensazioni emozionali che si provano. Perciò l'aspetto della fame fisica con l'aspetto della fame emozionale. Sono due aspetti importanti dell'emozione in cucina. Pensiamo semplicemente che la fame fisica è quel processo in cui ci porta a essere o ad anticipare o posticipare il bisogno di immagazzinare nel nostro corpo un alimento, perciò dell'energia. Noi abbiamo bisogno di energia per poter fare le cose, noi abbiamo bisogno del senso di appagamento, abbiamo bisogno della soddisfazione di mangiare un determinato cibo, perché ci sono momenti che abbiamo bisogno, perciò questa fame è un bisogno che deve soddisfare questa necessità. Un altro potrebbe essere un aspetto, quello di lo stare insieme. Ecco, questa è una fame emozionale, perché il piacere di condividere un piatto, di condividere un momento, è una fame che ci porta a sentirsi meno in colpa. Perché magari mangiamo qualcosa da soli, se invece lo condividiamo il pezzo di cioccolata con un'altra persona che magari abbiamo lì, e questa condivisione ci fa sentire meno in colpa, però ci dà anche un senso di gratificazione perché abbiamo condiviso. Questa è una fame emozionale. Perciò la condivisione del senso, della sentirsi, dell'approcciarsi, dell'urgenza di stare insieme, anche grazie a questa fame emozionale. Ecco, questi sono alcuni dei metodi, automatismi, ecco, parola funziona meglio, che possiamo ipotizzare come tipologie di fame, scusate. C'è la tipologia di fame emozionale e la tipologia di fame fisica. Ma pensiamo a un altro tipo di fame. Tornando ai cervelli, io in questo momento sto consumando energia,
il mio cervello sta usando energia e si sta surriscaldando. Perciò, quando usiamo il cervello, pensiamo, lavoriamo, la mente, il nostro organismo parla, perciò si muove, dà un forte impatto al nostro organismo e stando seppur fermi, c'è comunque un dispendio di energie molto forte nella condivisione di un qualcosa. Ecco perché, dopo un prolungamento di questo tempo, ci viene la necessità di bere, di immagazzinare altro fattore di energia, pur essendo acqua, ma è un elemento che ci rinfresca, che ci purifica, che ci reidrata. Ecco, questo è un altro fattore di emozioni che ci viene in legame con il cibo. In questo caso un cibo non è solido ma è liquido, ma il principio è sempre lo stesso, indipendentemente che si parli di cioccolata o si parli di acqua, le emozioni collegate sono comunque univoche. Ecco, questi sono secondo me alcuni degli aspetti che dovremmo ragionare quando si parla di emozioni e si parla di mangiare per varie motivazioni emozionali. Abbiamo trattato le emozioni positive. Faccio un accenno di quelle che potrebbero essere le emozioni negative che ci portano a mangiare. Pensiamo alla rabbia, pensiamo allo stress, pensiamo al nervosismo, alla depressione, una disillusione in amore. Ecco, sono tutte concatenazioni che provocano in noi la necessità e una fame emozionale dovuta però a emozioni negative. Perciò mangiamo per nervosismo, non per bisogno fisico di nutrimento e di necessità, ma per una fame dovuta a emozioni. Perciò questo è anche un lato negativo, tante volte la fame emozionale. Bisogna riuscire a comprendere bene nel nostro organismo il perché arriva la necessità di fame e come in cucina ci si approccia alla fame, alla necessità di assorbire o di provare emozioni e quindi di trasportare le emozioni in qualcosa di diverso. Per chiudere un po' questo primo approccio che a mio avviso è ampissimo, infatti parlare di emozioni avete visto come abbiamo toccato parti che riguardano l'aspetto della relazione col cibo, perciò l'aspetto dell'alimentazione, l'aspetto della gratificazione, della realizzazione, della condivisione, dell'insegnamento. Ecco, abbiamo visto tanti aspetti all'interno delle emozioni collegate al cibo e alla cucina. Secondo me, e questo posso dirlo anche perché ho letto qualche tempo fa, non tutta la ricerca, ma uno studio fatto da una persona, ed è abbastanza recente, si parla degli inizi 2000, aspetta, 2005-2006, adesso non mi ricordo bene l'anno, comunque quelli sono gli anni, uno studio sull'umore collegato al cibo, perciò l'influenza che ha avuto le emozioni date dall'effetto psicologico e psicofisico dato dal cibo, dalle sensazioni che provava il cibo. Ecco, questo suo studio di questa persona ha fatto comprendere meglio quello che già si sapeva, cioè che comunque l'aspetto relazionale col cibo e le emozioni provate dal cibo sono importanti e come il cibo può influenzare anche il nostro umore. Come dicevo, il cioccolato, io tratto il cioccolato perché amo il cioccolato, ne ho studiato un po' gli effetti anche per passione, per curiosità, il cioccolato è uno di quegli alimenti, a mio avviso, che sono più vicini al lato emozionale perché possono essere compresi all'interno di vari aspetti. Pensiamo al cioccolato come fonte di cibo, di energia, perciò al momento in cui mangiamo il cioccolato, l'emozione che proviamo di gratificazione di carica all'organismo, ma anche il fatto di l'emozione, perciò l'appagamento, il benessere, il piacere, perciò quella sensazione di amore che proviamo mentre mangiamo mangiamo questo cibo, cioè questo cioccolato, ma anche l'emozione che può creare il cioccolato. Perciò magari sono in un momento un po' così, mangio un cubetto di cioccolato, mi crea questa
creazione di stati emotivi dovuta a alcune sostanze presenti nel cioccolato che mi vanno a creare l'emozione positiva del piacere, perciò mi creano una sensazione di emozione positiva. Ecco come la cucina può generare emozioni. Io penso, e qui vi do il compito a voi di provarlo, perché io quando l'ho provato ho avuto il piacere di fermarmi e relazionarmi per trasmettere la mia conoscenza, perciò ho fatto l'anno scolastico, cioè ho insegnato, fatto l'anno di docenza in una scuola alberghiera, mi ha dato molto gratificazione e mi ha fatto provare molte emozioni il trasmettere la mia conoscenza della cucina agli altri, perciò questo pagamento non solo in ambito di gratificazione, ma anche in ambito di emozioni provate. Vedere realizzare qualcosa, qualcuno che non sapeva realizzarlo mi ha dato un piacere, perciò un'emozione molto forte, collegata alla mia passione, al mio mondo, alla mia cucina, perché ognuno ha la propria cucina. Ecco come le sensazioni che ci sono in cucina si possono collegare al trasmettere qualcosa di positivo e di relazione col cibo. Insomma, io potrei parlare ancora per ore perché le emozioni secondo me in cucina sono varie, come dicevo possiamo passare per chiudere un po' l'argomento, per definire i punti dell'emozione in cucina, possiamo dire che l'emozione in cucina può essere provata quando mangiamo un cibo e ci sfamiamo, può essere provata durante il mangiare un cibo per un fabbisogno sia energetico, quindi che fisico, perciò emotivo. Possiamo provare emozioni nel realizzare qualcosa per qualcuno, possiamo provare anche emozioni nel realizzare qualcosa con qualcuno, perciò condividere questo momento di relazione con gli altri. Ecco, questi sono alcuni degli aspetti che secondo me è bene capire, trattare e mettere insieme per collegare tutti questi aspetti emozionali. Sicuramente farò altre dirette su questo argomento che sono le emozioni, valutando e approfondendo i vari aspetti, perché questo argomento secondo me è molto ampio. Sicuramente non lo farò domani o nell'immediato, perché voglio prima approfondire altri aspetti del mio mondo della cucina, ma nelle prossime dirette andremo a trattare anche queste cose. Una delle cose che mi piace anche fare, che abbiamo visto, e per ritornare alle dirette precedenti, che vi consiglio di andare a vedere perché si collega, ad esempio, alla prima diretta, parlavamo delle ricette e le ricette sono un elemento che si collega, perciò le cinque aspetti di una ricetta, tra questi aspetti c'è anche quello emozionale. Ecco come le emozioni si collegano in cucina in più aspetti. Beh, abbiamo fatto un excursus, vi invito quindi ad andare a vedere le altre ricette che abbiamo realizzato sempre il mercoledì. Le trovate, se non volete scorrere sulla mia pagina, all'interno del mio sito che è www.cirelli.eu. E c'è proprio una pagina dedicata alle dirette e trovate i vari argomenti. Prossimamente realizzerò anche, per alcune le ho già fatto, per altre le sto realizzando, degli piccoli ebook dove tratto questi argomenti, perciò vado a spulciare un po' più a profondo magari quello che abbiamo trattato in diretta, dando dei consigli, degli input e delle note aggiuntive, creando anche degli schemi per far capire i vari passaggi che ci sono. E questo potrebbe essere un fattore determinante magari per capire i vari approcci che ci sono nelle emozioni. Beh, comunque penso di aver fatto comprendere in grandi linee cos'è l'emozione e come le emozioni sono collegate alla cucina. Voglio chiudere questa diretta mettendovi in uno stato di curiosità e proponendovi di realizzare una ricetta che potrebbe essere semplicemente dei biscotti fatti in casa con una persona, perciò di invitare a casa vostra
o un familiare, visto il problema di stare insieme che c'è adesso, magari avete un familiare o la persona con cui vivete, di dire: bene, senti, ci organizziamo, facciamo qui sul tavolo, ci troviamo e realizziamo insieme qualcosa, dei biscotti, la pizza, oppure realizziamo il sugo per la pasta spignattando insieme, uno taglia, uno cuoce. Ecco, provate a fare questo, perciò create questo momento di, come si può dire, di convivialità, di rapporto emozionale con gli altri grazie alla cucina. Bene, io adesso vediamo se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, così le rispondo. Mi dispiace, lo dico già, condividerò questa diretta che scaricherò tramite Instagram, perché Instagram ha funzionato bene. Invece Facebook si è bloccata la connessione e non è più andata, cioè ha bloccato la diretta, e mi spiace, ma vedo che ultimamente Facebook sulle dirette, almeno per me, mi dà un po' di fastidi, perciò dovrò capire come fare, ma ci lavorerò magari facendo qualche post in diretta e quant'altro. Vi invito quindi a venire alla prossima diretta, che si terrà sempre mercoledì prossimo alle 15:30. La domenica vi spoilererò l'argomento della diretta, perché ne ho due o tre in testa e oggi devo decidere quale sarà, perciò lo vedremo insieme domenica col post che metto, pubblico domenica, che vi do l'argomento della diretta e vi farò una domanda, perché voglio vedere anche cosa ne pensate voi dell'argomento che tratteremo. Ecco, quindi riproponendovi la domanda che vi ho fatto nella storia, ditemi quale emozione e qual è la ricetta che a vostro avviso vi può trasmettere più emozioni in cucina. Sia che sia una ricetta che dovete realizzare, perciò quando vi piace realizzare una ricetta, esempio, amate fare la pasta fresca, amate fare il sugo alla ragù, non lo so, pensate qualcosa, ma anche qual è la preparazione che amate mangiare, perciò qual è la sensazione che provate maggiormente grazie a quel piatto. Ecco, queste sono le due cose, visto che molto spesso queste sensazioni che proviamo derivano dal nostro passato, dalle sensazioni che abbiamo avuto nella nostra storia e che ci ricordano quell'emozione provata in passato. Ecco, questa è un po' la diretta e quello che voglio trasmettere con questa diretta per chi la guarderà in differita, e vi faccio già in anticipo gli auguri per questo periodo di Pasqua, ma noi ci vedremo in diretta per farci gli auguri domenica mattinata, così ce li facciamo in diretta la domenica e ci salutiamo con un buon augurio di buona Pasqua, dandoci anche un buon saluto e un buon pezzo di cioccolata insieme. Quindi vi invito domenica ad avere un cubetto di cioccolata per quando ci troveremo in diretta per gli auguri. Vi saluto, visto che non sono arrivate oggi purtroppo messaggi, magari su Facebook arriveranno in differita, lì risponderò in differita, e ci vediamo quindi mercoledì prossimo alla diretta, sempre alle 15:30, e tratteremo sempre un argomento che riguarda il mio mondo, la cucina. Vi saluto, vi auguro un buon weekend, una buona giornata e un buon periodo di feste. Ricordatevi di scrivere sotto questa diretta qual è la ricetta che vi dà più emozioni nel realizzare e qual è la ricetta che invece amate di più mangiare. Magari può essere la stessa, magari no. Datemi questo feedback che voglio condividere con voi e capire con voi quali sono le ricette che amate maggiormente. Io vi saluto e vi invito a venire in diretta mercoledì prossimo. Ciao e alla prossima! Bene.